La chiesa di Santo Stefano a Lavagna racchiude in sé una storia ricca di aneddoti e di particolarità che uniscono tra loro tre elementi chiave: fede, territorio e vita della popolazione. Ne ha fatto sintesi la storica Francesca Marini nel terzo appuntamento organizzato in occasione della festa di Santo Stefano. Sull'attività pastorale e religiosa della città, una forte influenza era esercitata dalle grandi famiglie che abitavano a Lavagna. C'era qualche famiglia importante e potente che stabiliva di pagare personalmente come famiglia il predicatore. Questo però portava al pericolo che venisse scelto un predicatore che andava bene su certe cose, che avesse raccontato, avrebbe magari raccontato o proposto, insomma, delle situazioni che non piacevano alla pubblica amministrazione. Significativa nella crescita della comunità è stata la relazione tra mondo religioso e mondo civile. Anche la pubblica amministrazione ha contribuito all'edificazione della Chiesa. Le multe date ai privati dalla pubblica amministrazione, fatte dai censori delle vie, censori della Grazia, censori di tutti i tipi, furono multe molte volte, quasi sempre applicate alla Basilica di Santo Stefano, cioè venivano dati i soldi alla Basilica. Alle guardie di sanità che eseguivano male il loro compito venivano imposte delle multe collegate alla costruzione della basilica. Viene imposto il trasporto di zecco che è dalla chiesa, di fronte alla chiesa di Santo Stefano, per essere buttato in mare, oppure la consegna di corbe di pietra per uso della stessa chiesa. Tanti tasselli che compongono la storia dell'edificio sacro, divenuto basilica oltre 100 anni fa, al quale ancora oggi è legata la popolazione di Lavagna. È per noi una struttura che è un rapporto tra la fede, il territorio e soprattutto una vita della popolazione.